Ma forse la domanda vera è questa. Cioè, partiamo dalla gente, no? Partiamo dalla società anche in genere, credenti e non credenti. Ma questa società di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di preti o di suore ballerine che non so, usino certi mezzi, è chiaro che anche noi adesso stiamo usando, no? Ecco, per attirare la gente. Ma cosa vuol dire attirare la gente? A che cosa? A entrare in chiesa alla messa? Ma basta questo, no? Attirare la gente in che maniera? Cioè, che cos'è la fede? La gente oggi di che cosa ha bisogno? Questa è la vera domanda. Cioè, ha bisogno di essere attirata, no? Perché magari la gente piace, un prete che quando uno va in chiesa e la messa è così, ecco, sentivo dire, è divertente, e piace il prete che fa questo, che fa quello, attira, anche i ragazzi sono lì attenti, amica attenti, a parte il fatto che anch'io quando ero molti ragazzi erano attenti, tutti i chierichetti, li predicavo abbastanza pesante, abbastanza profondo, erano lì lo stesso, cioè mica bisogno di farli divertire, no? Allora, questa per me è la vera domanda. La gente di che cosa ha bisogno oggi, dal momento che si è allontanata, no? Da una certa fede. Ma da quale tipo di fede si è allontanata? Noi non Infatti. dobbiamo ancora riprendere in un'altra maniera, ma sempre più o meno, senza un contenuto sostanzioso, no? Cioè, quando io sento parlare, poi non ho capito bene perché va bene, da parte di qualche prete, che adesso la Chiesa, no, deve usare questi mezzi moderni, no, per attirare la gente, cioè mettere la Chiesa proprio a suo agio in questo sistema attuale. Perché sarebbe fuori? Ma come sarebbe fuori? Ma perché fuori? Ma non basta attirare la gente in uno schema che poi più o meno è sempre quello, perché è questione, secondo me, di contenitore. Ma è il Esatto. contenuto che interessa. Oggi quello che io contesto, che contestiamo alla Chiesa, è che ancora un contenitore, certo, certe volte un po' superato, ma manca di contenuto, di sostanza, di essenzialità. Allora, io dico, non vedo questa preoccupazione, che è una, deve essere una preoccupazione, io mi devo preoccupare se effettivamente, ecco, noi diamo una sostanza alla gente oppure soltanto un contenitore, oh che bello, no? Però all'esterno sempre qualche cosa che attira, appunto, quando noi facciamo, adesso arriva Natale, no? Lo dico sempre questo esempio, e facciamogli regali, ma un regalino, no? E siamo preoccupati di trovare la maniera di incartarlo bene, no? Perché incartarlo bene, oh che bello, ma te guarda dentro adesso io te, no? Ecco, però è quello che conta, è il contenitore, bello esternamente o no, ma non è di queste cose qui che ha bisogno oggi la gente. Allora, manca nella Chiesa di oggi, no, questa realtà che è la evangelizzazione. Cosa vuol dire portare l'Evangelo? Evangelizzazione vuol dire portare l'Evangelo. Una buona notizia, una buona, diciamo, no, una buona novella, dicevano una volta, buona notizia, no? E qual è? È una parola sostanziosa. E Ma qui perché? Perché oggi la gente è completamente persa, è completamente alienata e quindi ha bisogno di rientrare in se stessa. chiaro. E questo è il vero problema di oggi. È di una fede che ormai fa acqua da tutte le parti, ma che non c'è neanche più, non è, ma bisogna recuperare quella fede purissima Proprio che. la sostanza, no? Praticamente l'essenzialità della fede, che tant'è vero che i mistici distinguevano la fede con la F maiuscola dalla credenza religiosa, che è un insieme di riti, eccetera, eccetera, no? Noi, io ho questa paura, no? Però non è un aver paura nel senso, no? È la realtà. Che oggi questi preti qua, moderni, non moderni, no? Oppure anche in una certa chiesa, no? Ecco, anche ci sono dei vescovi, no? Che quasi vogliono contendere con la società perché la società offrirebbe cose, no? Più attraenti di noi. Ma non è questo.
Perché noi perderemo sempre queste battaglie, perché non sappiamo che la società offrirà sempre delle cose in un modo più attraente di noi. Esatto. Ma è chiaro? Ma la società non dà un contenuto, dobbiamo darlo noi il contenuto. Ma se noi come chiesa, come prete, come suora, eccetera, eccetera, offriamo un aspetto esteriore pur attraente, magari al momento i ragazzi arrivano, tu li attiri, ma è la sostanza che conta, manca è la sostanza. La gente non ha bisogno di un contenitore, non ha bisogno di un qualche cosa di esterno, no? I mezzi, i medicamenti, eccetera, eccetera. Anche prima che dicevi è divertente che vanno, è perché è divertente, ma trovano fuori mille modi per divertirsi. Vai in chiesa per un momento di riflessione, di serietà e di non per trovare un circo. Se no ti sposti e vai o a teatro, vai a vedere un cinema. E gli altri offriranno sempre le cose più affascinanti di noi. Una volta forse non era così, perché, io adesso non faccio degli esempi, come strutture oratoriane noi eravamo quasi imbattibili, no? Avevamo così tutto, anche più, perché la società va bene. Oggi è impossibile gareggiare con una società da questo punto di vista, perché noi saremmo sempre battuti. Allora non dobbiamo gareggiare con una società che offre un prodotto, ma incartandolo bene, ma dentro c'è niente di buono. Ma non è questo, noi dobbiamo dare quel coso di buono che c'è dentro e non guardiamo all'esterno. Io ho visto, faccio un esempio, Don Milani, poi se ne sono detto tante di quelle, va bene, insomma, io ho letto anche, poi mi sono anche stufato, prendeva anche pedate per morire i bambini, usava anche un modo un po' rustico, diciamo. Ma i bambini venivano educati. Sì. Pensa anche i nostri insegnanti di una volta, che erano anche rigidi, no? Ma non è perché tu vai a insegnare in una scuola, sei tutto pimpante, sei tutto, affascinante, perché usi magari... ma non è questo, perché se non dai un messaggio, se tu non insegni qualcosa, la realtà, la verità, no? Io mi ricordo il mio professore di una volta, quando ero in seminario, ce n'era uno, guarda, io... lo ammiravo anche allora, perché insegnavo bene, però era... incuteva terrore, eravamo lì tutti così. Oggi io non mi ricordo del professore che mi faceva divertire, che è divertente, adesso arriva il professore là. Io mi ricordo, e magari adesso anche i giovani lo dicono, questi professori che erano rigidi, ho imparato. Ma lo stesso dei figli, I figli quando crescono accuseranno i genitori che li hanno educati male, che gli hanno lasciati fare quello che volevano. Mm-mm. E io mi ricordo i miei genitori perché erano rigidi. Ma allora, chiaro, essendo ragazzini, insomma, no, erano un po' insofferenti, no? Ma adesso io mi ricordo di loro perché ci hanno insegnato. La Chiesa non deve ricorrere a queste cose qua, ai mezzi esteriori. Ma certo ci sono anche quelle, anche noi una volta usavamo quello che avevamo, il cicostile, avevamo tutte altre cose, adesso poi c'è il computer, immaginarsi, no? E ripeto, noi oggi saremo sempre battuti perché la società offre sempre cose migliori di noi dal punto di vista esterno. Come mezzi, no? Eccetera. Ma non devono venire in chiesa perché il prete usa, no? Canta mia canta, ma va, insomma, no? È il contenuto. Ma perché ti deve rivoluzionare dentro, ti deve far cambiare mentalità, cioè deve essere un qualcosa di veramente forte che ti scuote chiaro, dentro. Chiaro, che ti scuote dentro, che ti sia scuotere dentro. Cioè, perché non... E poi perché sempre aggrapparsi a queste cose così carnali, che poi fino a un certo punto servono e ci vogliono, ma poi bisogna dare qualcosa di veramente più profondo. Allora, diciamo, ci vogliono anche queste cose, chiaro, perché se il prete predica anche, dice cose belle, però tira giù, insomma... No, fa cadere le carte, per dire, come si dice, perché non va bene, bisogna usare un certo modo di parlare, però devi dire le cose importanti.
È il messaggio che conta, non è il contenitore, non è il mezzo con cui trasmetti il messaggio. Ci vuole anche quello, anche Gesù Cristo penso che magari affascinava le folle, poi bisogna vedere come affascinava, perché quando lui poi, naturalmente, all'inizio le folle lo seguivano, poi ha cominciato a dire cose sostanziose, perché tanto è vero che a un certo punto i discepoli se ne vanno, e lui dice a Pietro che tu te ne vuoi andare, e vanno via tutti. Ma da dove andremo? Tu hai parole di vita eterna. Certo che sono dure, è un linguaggio duro il tuo, ma a un certo punto ha usato questo linguaggio duro, no? Duro intendo dire esigente, no? Ma è lì il problema. Ma io non sono d'accordo con questi preti moderni che vogliono attirare la gente in certe maniere, no? Perché loro ritengono affascinante. Ma la Chiesa la pecca, no? Il peccato, la manchevolezza della Chiesa di oggi, di questa struttura di oggi, perché la Chiesa io la contesto sempre come struttura, è che è ancora un contenitore, ancora purtroppo grosso, no? È un contenitore, no? Qualcuno dice il grosso animale, no? Ecco, però dentro dov'è lo spirito, dov'è l'anima, dov'è la sostanza? E lì dobbiamo trasmettere un messaggio sostanzioso, essenziale. E non è vero che la gente non viene in chiesa. Tu sai che anche alle mie messe, durante la mia messa, la gente viene perché dice, insomma, mi dà un qualche cosa, mi scuote dentro. È una parola, diciamo, sostanziosa, no? Certo. Se no, no, è inutile. Per cui, anche qui, stiamo veramente, soprattutto oggi, questi preti giovani, no? Che si aggrappano a queste cose, che ripeto, bisogna anche saperle usare, usiamole, anch'io le uso, le usiamo anche noi, no? Però trasmettendo qualcosa di sostanzioso. Non dobbiamo aver paura di parlare di mistica, per esempio. Cioè, la parola mistica è la gente scusa lei, no? Ah, no, no, potrebbe dire come detto Gesù Cristo è un linguaggio troppo duro, esigente, io me ne vado, non ti ascolto più, non è vero? Noi abbiamo cambiato la vita con la mistica. C'è qualcuno quando comincia a sentire, cavoli però, che bello, cos'è? E comincia a interessarsi, ma c'è nessuno che ne parla, la Chiesa l'ha condannata. Oggi la Chiesa manca di questo, della sostanza, non è vero che certo che fuori del tempo. Ma anche perché è fuori del tempo? Perché non dà più la sostanza. Un messaggio radicale, Chiaro. no? Che scuota. E allora poi per forza che la società è quella che è. Tutta una cosa carnale, tutta una cosa appariscente, tutta una cosa qui, è consumismo, consumismo. Perché la Chiesa ci va dietro. Io, scusa, oggi non riesco a trovare un vescovo. Un cardinale, un vescovo, diciamo così, uno della gerarchia, che veramente mi dia qualche cosa. No, è vero. È lì, è qui, là, su e giù. Adesso un vescovo è bravo, sentivo anche l'altro giorno, il nostro entra nelle case in questi giorni alla sera, entra in una famiglia. Don Mario, ma è questo qui, la modernità del vescovo di oggi, farsi chiamare Don Mario. O perché la prima cosa, va in giro in bicicletta e va a servire la mensa dei poveri. Ma è che schifo problema? Ma non è questo, questo è un aspetto esteriore. Non lo so. Poi quante volte l'ho detto, no? Te l'ho anche detto. Martini non aveva un fascino quando predicavo, no? Cioè non è che attirava le folle perché lui, no, lui era sommesso, però io stavo lì ad ascoltarlo, cosa sta dicendo, perché mi interessava la sua parola, anche se magari non gesticolava e non era uno che un predicatore, no, diciamo un po', ecco, alla moda, però era quello che diceva, lui quando predicava e teneva i corsi di esercizio ai giovani, 5.000 giovani in Duomo, questi qui che ne ha 3, che dorme, perché lui dice, cosa fa arrivato qui? Ma lui si faceva così, cosa sta dicendo? Ma sai È la cosa? sostanza! Ma il problema forse anche di questi preti giovani, di tutti,
è che Martini, come per esempio, aveva proprio dentro un qualcosa da trasmettere. Oggi sono argomenti, perché anche a sentire Ravagnani, cioè di una tale banalità, di una tale, Una superficialità. che per forza di cose devono fare, devono coprire Fai gesti, gesticola e questa basta. proprio stupidità, bassezza, con tutta questa serie esteriore di gesti, di tutto, proprio anche di immagini, perché Sì. è veramente povero il messaggio che deve lanciare, quindi lo si Chiaro, copre e lo chiaro, chiaro. si. E quindi è come anche la Simone Weil, come dicevano gli stessi filosofi, c'è tutto un inganno, è verissimo. E È l'apparenza, è il modo, è l'apparenza, tutto, no? sempre, È sempre. l'incartare un qualche cosa per farlo apparire bello, affascinante, dietro c'è niente, no? Ma è un po' stato il difetto, ed è il difetto di questo Papa attuale, no? Lui leggesse qualche cosa qui e poi dirsi, ma la sostanza dove Beh, ma è? Che messaggio stai dando oggi non dice mai a cose una umanità? Perché profonde. lui parla tutto il mondo, no? Sì. Io veramente sento la mancanza di una autorevolezza di parola, no? Che poi lui è il capo supremo, diciamolo così, no? Poi tutta la discussione, perché vabbè, se non entriamo ne faremo qualche video magari anche su come vedo la Chiesa, via, nella gerarchia nel senso di dire il Papa, sì, il Papa è una figura morale, lasciamola così, ma devono essere i vescovi, no? Un collegio episcopale che prende in mano la Chiesa, ma non il Papa in sé, è una figura, lasciamolo lì morale, basta, no? E invece no, lui è il capo, l'ultima parola è sua, no, vabbè, è un altro discorso. Ma oggi la gente ha bisogno di una sostanza, di un cibo sostanzioso, altrimenti Gesù Cristo con la Samaritana cosa ha fatto? Lì l'ha Esatto. portata in un pozzo perché lui l'ha aspettata lì, no? E dentro c'era un'acqua profonda che addissetava per la vita eterna, no? Per la vita eterna, Ma l'acqua dentro infatti lì nel pozzo, più scendi più l'acqua è pura, e questa è la cosa importante, no? Ecco, però cosa dobbiamo fare? No, ecco. Interessante era che quello che facevi notare anche tu a riguardo adesso del pozzo, dei pozzi, cioè anche qua nella nostra zona i pozzi che ci sono sono tutti ormai in In disuso, disuso. chiuso, e quindi già anche questo è un segno. Li restauro, ma degli dell'utero. Però Esatto, ecco, è solo esteticamente le un'esteriorità belle. lì Sono messo. ricordi, va bene, può essere anche utile anche quello, Però no? sono anche questi un Sì, richiamo che chiaro, chiaro. È come dici. far rivivere un paese come ricordi, perché però la vita la vita è più, perché una volta la gente girava tutta intorno a un pozzo, tutto, no? Era, vabbè, adesso non apriamo troppo il discorso, Quindi ma anche oggi l'acqua sostanziosa, l'acqua di vita non c'è, cioè dov'è? È persa, va il riscoperta. profeta dell'Antico Testamento, c'è un'espressione, mi pare che è di Isaia, non mi ricordo più, no? O di Geremia, va bene, che accusavano i capi di allora di essere come cisterne screpolate. Screpolate vuol dire che l'acqua non tiene, no? Si E disperde. perché sono vuote, no? Certe volte mi sembra di vedere un po' anche chi ha una responsabilità, sono come delle cisterne, sembra che siano dentro tante acque, no? Screpolate, no? E la quella che no, perché no? Esce. Ma il problema è così, non dobbiamo essere, non noi, perché non siamo la sorgente della verità, ma dobbiamo portare la gente, indicare dov'è la sorgente della verità, dov'è? E mica fuori di noi, è dentro di noi. Basta che tu rientri in te stesso e trovi la sorgente, trovi il pozzo Ma dentro, esatto, entri, è di più questo proprio il è dentro problema. di te, non è fuori, no? Ma bisogna appunto ritornare a essere filosofi, a essere mistici, a essere È un cristiani, quindi. discorso veramente profondo, impegnativo. Oggi questi preti qua, dico i preti, suore, mica suore, va bene, mica Penaluna, chi l'ha, le comunità cristiane, che guardano soltanto all'esterno, all'apparenza o no,
e certo c'è neanche quello perché si sono anche seduti, ormai sono anche, no, ormai vabbè, scoraggiati il tutto, ma bisogna offrire alla gente di oggi ciò che nessuno dà, tantomeno alla politica, immaginarci, e neppure alla Chiesa. Dobbiamo ricominciare da capo, offrire un cibo sostanzioso, un'acqua di 70, Esatto. indicare dov'è, dov'è lei, è dentro di te, tu sei fuori per forza che non la senti l'esigenza, ti sei fuori. E poi si va, e poi c'è anche da dire che poi si va a cercare tutte quelle correnti che, per Chiaro, carità, chiaro, chiaro, chiaro. lodevoli e tutto, ma E noi qui in, lodevole per vabbè, noi dire, qui in eh? Occidente. Qui da noi non abbiamo Fanno un niente a cui miscuglio, no? invidiare, anzi, Sì. anzi, anzi, è qualcosa di veramente elevato che Sono già anche è detto, no? Io incredibile. dico, mi accontento, per me tutto è lì, nella mistica medievale, di Eckhart, leggere tutto, che mica bisogna andare in Oriente, è lì tutto, Esatto. tu, lì scopri quello, Esatto. Ma scopri tutto, anche nei filosofi nella greci, filosofia, cioè è abbiamo chiaro, tutto, e non mica cioè bisogna ci si va, andare esatto. altrove, e senza contestare altrove, perché ognuno va bene chiaro, il posto ce l'ha, ognuno ce l'ha dentro, oppure ce l'ha in casa, oppure ce l'ha nel proprio paese, oppure ce l'ha, no, uno ce l'ha in Occidente, uno ce l'ha in Oriente, d'accordo, ma per me, quando uno scopre il segreto della mistica medievale di Meister Eckhart, scopre tutto, può dire, ecco, io ho raggiunto il massimo. Chiuso, poi certo bisogna anche viverlo, non dire, beh, tu sei un mistico e va bene, no, bisogna viverlo, no? E Esatto, poi anche. trasmetterlo agli altri, comunicare agli altri, questa è la missione del prete di oggi. Ma in seminario parlano di Come quella mistica, del no? filosofo. Parlano di filosofia, cioè di un pensiero greco, eccetera, eccetera. No, anche perché il cristianesimo affonda le sue radici, no? Beh, Proprio Simone nella Weil lo filosofia dice, greca. che era un ebreo, no? Di origine Esatto. ebraica, non affonda nell'Antico Testamento addirittura, ma nel pensiero greco, antico Sì, ma greco. infatti Cristo prosegue quel discorso Chiaro. dei filosofi greci, degli Quando basterebbe, antichi quando filosofi. dice continuamente, almeno nella predicazione iniziale, mettano, ehi, cambiate mentalità, il vostro modo di pensare, riprendete il pensiero, no? Sì. L'intelletto lì, perché la mistica è speculativa, è l'intelletto, no? E lì il problema è tutto lì, è l'intelletto che deve illuminare, non è la volontà o quello che noi diciamo è l'amore, i sentimenti, beh, questo vengono dopo, ma è l'intelletto che devi illuminare. Quando illumina è chiaro, no? Vedi? Se tu entri in Sì. una casa ci può essere benissimo, tante belle cose, ma se è oscuro non vedi niente, no? E lì. Vabbè, dai. Forse Va bene. abbiamo divagato troppo, però almeno possiamo ancora, Marino, anche Ritornare tornare. su questi argomenti.